no, il senso di questa conferenza stampa è di affrontare alcune situazioni di cui voi vi occupate tutti i giorni e così ne parliamo direttamente ed evitiamo illazioni, questioni, storie e proviamo a stare concentrati tutti quanti con gli occhi sulla palla su quello che succede fra due giorni, cioè arriva la Virtus, è una partita fondamentale per noi, anche per loro e per questa stagione. Sarebbe bello affrontare questa partita con uno spirito positivo da parte di tutti. La squadra si sta preparando in maniera molto seria in palestra, io chiedo poi a chi ha piacere, ha tempo e voglia di fermarsi a vedere l'allenamento che comincia a mezzogiorno, così vedete direttamente qual è l'impegno dei giocatori, come funziona la storia, in concreto e non a chiacchiere. Due premesse fondamentali, visto che se ne è parlato molto, non c'è mercato, non si sta facendo mercato, non si cambiano i giocatori. Neanche meno a 5 giornate dalla fine del campionato. A meno che non dovessero succedere cose che mi auguro non succedano, ma che non sono al momento in calendario né previste. Bander Blu. Giocatore in difficoltà, ma non è un brocco, proprio non lo è. È un giocatore che è arrivato in un momento particolare della stagione e che avrebbe avuto bisogno di un lungo periodo di ambientamento, non è stato questo il caso, si potrà discutere mille volte se come dire, era giusto o non era giusto farlo venire a febbraio, eccetera. È un fatto, cioè è una cosa assodata. Ripeterlo tutti i giorni e dirlo in continuazione non serve, cioè è stato detto finché mai, basta. Il giocatore, dopo un periodo di tempo in cui è arrivato, dove peraltro è arrivato in Coppa Italia, ha fatto bene, e dopo i problemi come sempre vengono dopo e sono venuti fuori tutti, sulla sua, soprattutto sul suo adattamento anche come, voglio dire, come persona, non solo come giocatore, a un mondo completamente nuovo. Bene, abbiamo notato, abbiamo visto che da parte sua finalmente c'è stata, come dire, la comprensione di quanto sia difficile giocare qui e di quanto sia complicato, diverso e di come si faccia in fretta a far brutta figura. No? E a passare da MVP della Coppa Italia a peggior straniero della storia di Torino, come leggono i vari sondaggi che vengono fatti. La verità non sta probabilmente né nel fatto che sia l'MVP del campionato, ma nemmeno nel fatto che sia il peggior straniero che sia arrivato a Torino. Ma bisogna aiutarlo, lui lo ha chiesto di essere aiutato. Il suo comportamento di questi giorni è quello di uno che vuole essere aiutato e vuole fare bene. E io credo, da uomo di sport, quale sono da ormai troppo tempo, che sia un dovere di una squadra, di un team, di un gruppo, di un club, aiutare un compagno di difficoltà. Questo può essere un elemento di compattezza che ti aiuta a volte a raggiungere risultati insperati. Nei tanti dettagli della partita di domenica scorsa a Milano, vi invito a, forse magari voi non, giustamente, o chi non c'era o chi era alla televisione non l'ha visto, ma quando Vander è arrivata la palla della bomba del sorpasso nell'angolo, tutta la panchina era in piedi, tutti, ad aspettare che quel tiro entrasse, non solo per l'importanza del tiro, ma per in quel momento della partita, ma perché tutti aspettavano una cosa positiva per lui. Bene, questo deve essere l'atteggiamento, il giocatore che se si sblocca non è che ci fa vincere la partita da solo, ma ci aiuta. E in questo momento noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. E veramente sarebbe bello che questa piazza, questo posto, questa città si compattasse per una sera intorno a questa squadra. Perché, vedete, criticare, fare il tiro al piccione, sparare sulla Croce Rossa è molto semplice, è molto facile. E qualche volta può anche essere, come dire, giusto, no? Qui non si tratta di entrare nel merito
delle questioni. Però poi ci sono dei momenti, secondo me, dove si depongono le fionde, le penne, eccetera, e si guarda il risultato, e si guarda quello che bisogna fare. Allora, questa era Fiat Torino, la squadra della città, e se si pulisce un attimo dalle polemiche che ci sono state, al momento è una squadra che ha fatto gli ottavi, ha fatto la top 16 di Eurocup e ha vinto la Coppa Italia. È vero, ci sono stati segnalati da più parti, io leggo con attenzione i giornali, locali e nazionali, esempi positivi, no? Di club, legittimamente, no? Società ben organizzate, che fanno bene, è tutto vero, probabilmente questa non è la società che ha fatto tutto meglio e ha commesso degli errori, come li commettono tutti, però ragazzi, stiamo con gli occhi sulla palla. Alla fine di questa stagione, molti degli esempi, per molti degli esempi positivi, sarà zero titoli, e noi no, per noi no. E questa cosa qua, un po' di orgoglio lo dovrebbe dare. E questo fatto che si è vinto la Coppa Italia per una botta di culo, beh, è offensivo. Fra di voi ci sono giornalisti che hanno fatto tante Olimpiadi. Ora, quante medaglie dovrebbero essere restituite andando dietro al concetto della botta di culo? Quanti titoli? Italia dei mondiali dell'82, allora avrebbe dovuto dire no, date pazienza. La Brasile era più forte, giusto? Ma certo che era più forte. Noi siamo stati più forti quelle quattro partite lì. Bene. Per vincere un trofeo ci vuole fortuna. E questo è indiscutibile, lo abbiamo avuto, ma bisogna essere lì a prendere la fortuna. E noi c'eravamo, abbiamo vinto le partite sul campo. E questa cosa ha dato fastidio a un sacco di gente. E non è, come dire, passiamo quasi per degli usurpatori di un trofeo, non è così. La squadra ha giocato, l'allenatore l'ha allenata, ha preparato le partite, le abbiamo vinte con grande merito. Quindi, per favore, sgombriamo il campo da queste cose. Cioè, non ci si perda dietro ai dettagli, perché non è così, lo dico a voi, perché siete il tramite anche rispetto a tutti i nostri tifosi, al pubblico, alla gente che deve essere orgogliosa di questa squadra. Non può, le critiche sono legittime e mi pare che nessuno se le sia risparmiate. E i bilanci davvero però si fanno alla fine della stagione, ma il bilancio già oggi è un bilancio positivo e questa cosa non va dimenticata. E non è finita qui, perché siamo ancora in corsa per i playoff. Arriviamo da 5 sconfitte. Esiste chiaramente un problema psicologico che riguarda ogni sportivo, ogni squadra che perde e perde fiducia. All'interno c'è un elemento importante come Van der Blue, che ahimè la fiducia proprio l'ha persa del tutto e che è dovere nostro aiutarlo a fare il meglio possibile, e i compagni lo stanno facendo e lo faranno. E sabato sera ci giochiamo una partita fondamentale per la stagione. Allora, per una sera, come dire, si possono mettere da parte le polemiche, le come dire, tutte le elucubrazioni, tutte le analisi, che peraltro, come dire, sono tutte legittime, vanno tutte bene, e pensare al fatto che Torino domenica, sabato sera, si gioca l'ingresso ai playoff. E giocare ai playoff è una bella storia. E allora, per tutti, in particolare per una città che non li vive da 30 anni, ditemi voi, sono tanti. Per cui un po' più di rispetto per chi lavora tutti i giorni. Sento ancora tirare in ballo banchi, questo. Insomma, allora, l'allenatore della Fiat è Paolo Garbiati, che è un esordiente, ha 34 anni, la grana se l'è presa e non si è ancora dimesso dopo 5 sconfitte. Allora, vogliamo guardare per favore l'elemento positivo e non sempre gli elementi negativi. Cioè, vogliamo dare atto e rispettare il lavoro di chi c'è qua dentro, compreso qualche giocatore che forse non ha capito bene, comprese delle personalità che forse sono difficili. Ma io ho un esempio davanti, perché io sono arrivato la settimana prima della Coppa Italia e Sasha Vujačić gli avrei spaccato la testa quando è arrivato, e oggi è probabilmente il giocatore più positivo che abbiamo, insieme a Pepe.
e se in partita ogni tanto reagisce con gli arbitri è perché legittimamente non vuole essere trattato come uno juniores, perché non lo è, ha vinto due titoli NBA e si rispetta questo, si rispetta. E a proposito di arbitri, visto che così facciamo la panoramica complessiva, lungi da me discutere di episodi che pure hanno clamorosi, perché adesso voglio dire, si sta cominciando la terza guerra mondiale sul rigore della Juventus di ieri sera, che voglio dire che è una bellissima discussione che possiamo fare al bar. Ma diciamo che noi abbiamo avuto episodi molto più clamorosi di questi, negativi nei nostri confronti, nelle partite che avrebbero potuto girare la nostra stagione e oggi saremmo già ai playoff. E non si è fatta, né non si è detto niente, alla fine non si è detto niente, sbagliando probabilmente, perché vedo che poi in altre piazze, in altri posti che sono portati ad esempio positivo, poi invece quando c'è ora di parlare parlano. Allora, anche qui è una questione di rispetto. Io sono a pallacanestro da 30 anni, mai visto ammonire un allenatore dopo due minuti ogni partita, perché ha 34 anni, perché è giovane. E cosa vuol dire? E perché? A Milano siamo stati ammoniti perché la squadra ha esultato dopo una bomba. No, ma ragazzi, questo non è accettabile. Lo dico da vecchio, con la barba bianca. Non funziona così. Cioè, noi dobbiamo poter lavorare esattamente come tutti gli altri, senza avere favoritismi, senza avere, come dire, cose particolari, no, a nostro favore, ma nemmeno, io sto parlando di pallacanestro, di gestione di una partita. Cioè, io non posso vedere allenatori che stanno in campo, dentro il campo per 40 minuti e questo che è la prima volta che dice una cosa viene lì e viene minacciato o intimidito. Non passa, non è giusto, non va bene. E mi dispiace che mai nessuno l'abbia scritto o l'abbia notato. E non entro nel merito di altre polemiche, di altre cose. La terna che c'è sabato sera, una terna di garanzia, siamo tutti contenti. Sono sicuramente i migliori arbitri che ci siano, non dico queste cose per in qualsiasi modo discutere la parte di sabato, ma lo dico perché personalmente da vecchio addetto ai lavori trovo la cosa abbastanza sconcertante. Probabilmente non siamo simpatici, sicuramente aver vinto la Coppa Italia a dispetto dei progetti positivi e delle società ben organizzate che sanno fare tutto bene ci ha reso meno simpatici. Ci sta, voglio dire, ci sta tutto. L'importante è che poi tutto questo non travolga quanto di buono invece è stato fatto. E che c'è, e che è un fatto. Poi ci sono tante chiavi. Detto questo, sabato sera, l'orgoglio di Torino. È ovvio che deve partire dai giocatori. È ovvio che deve partire da quello che la squadra sta facendo questa settimana per giocare. Ma l'orgoglio di Torino deve essere quello della gente. Io l'ho detto l'anno scorso, lo ribadisco oggi, il pubblico di Torino è un pubblico bellissimo perché è un pubblico nuovo, di gente che è arrivata, si vede la qualità della gente che c'è, famiglie, ragazzi giovani, c'è grandissimo entusiasmo. Bene, e deve essere un pubblico consapevole, ancora di più, che sabato è una partita fondamentale, che si gioca oltretutto contro una squadra che rappresenta la storia della pallacanestro italiana e di cui noi abbiamo grandissimo rispetto. Mi auguro anche che, e questo lo dico a titolo personale, non ci siano polemiche particolari nei confronti di Pietro Aradori. Ha fatto una scelta da professionista la scorsa estate, fine, anche lì. E che ci si concentri invece a sostenere i nostri giocatori, il nostro allenatore, la nostra squadra di Torino.